non ho la bacchetta magica, ho solo cercato di sfruttare quella che era la buonissima condizione fisica che ho trovato di questo gruppo, la voglia comunque di rimettersi in discussione, e ho cercato di dire quelle che dovevano in questi 3 giorni essere le cose che dovevano provare a fare per fare la prestazione. E mi interessava l'atteggiamento. L'atteggiamento devo dire che l'ho visto, se non a parte quel quarto d'ora, fine del primo tempo, dove dopo il pareggio è riemersa un po' quella paura che loro hanno dentro e che alla prima difficoltà purtroppo gli fa vedere, non so per quale motivo ancora, come se vedessero qualcosa di spettri, e invece a fine primo tempo ho cercato di fargli capire che dovevamo assolutamente ripartire, è come se fosse il primo minuto, e devo dire che nel secondo tempo, per atteggiamento, per come abbiamo tenuto il campo e per come abbiamo cercato di non concedere e ripartire, abbiamo, secondo me, portato a casa un punto importante e meritato. E mi sono reso conto che è un campionato difficile, difficile perché secondo me è livellato verso il basso, ovvero sarà molto più difficile cercare di evitare di rischiare di farsi risucchiare nei bassi fondi della classifica che magari quella di arrivare nei playoff. Quindi bisogna stare sul pezzo, bisogna fare più punti possibili, poi secondo me la classifica si comincerà a delineare. Non come dicono in tanti, magari gennaio-febbraio, ma secondo me anche un po' più là, perché il livello delle squadre per me è molto livellato. Secondo me ci vorranno le ultime 7-8 giornate, perché questa forbice che c'è fra i play-out e i play-off minima, con questo livello, se le squadre continuano a tenere questo livello, a mio avviso, a fine campionato ci può essere la possibilità di vedere qualcuno che magari da quintultimo, con 2-3 vittorie, si ritrova a essere decimo o viceversa. Quindi, secondo me, è un bel campionato, perché verso l'alto ci sono, a mio avviso, squadre che un po' per come sono partite, un po' per blasone, un po' per organico, hanno qualcosa in più. Poi, ripeto, sarà anche difficile capire chi potrà avere la meglio. Io però adesso devo pensare non tanto a queste dinamiche, ma a quello che è il lavoro che devo fare con i ragazzi, con il mio Pineto, perché credo che ci sia da lavorare, come giusto che sia, ma sono ottimista perché ho visto un gruppo vogliosi, oggi me lo hanno dimostrato.